Lei non può parlare sull'emendamento. Chiedo che venga levata la mia firma da questo emendamento, così posso intervenire. Grazie. Sì, però non è che si può fare così. A questo punto, se non vi sono altri interventi, potete chiedere a un altro collega di intervenire. Se no, io lo pongo in votazione. Non vi sono altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. Onorevole Sibiglia, prego. Revoco la votazione. Scusi Presidente, però credo che sia nel diritto di un deputato revocare la firma al proprio emendamento, quindi se poi magari vuole onorevole Sibiglia, è possibile farlo. Allora, la Presidenza acquisisce che l'onorevole Baroni vuol ritirare la firma, fermo restando che questo cosa può avere soltanto un valore politico ma non procedurale, perché altrimenti tutti farebbero esattamente quello che ha fatto l'onorevole Baroni, parlerebbero sul compresso e poi parlerebbero ritirando la firma, quindi è evidente, è una prassi costante, è questa. A me dispiace perché evidentemente loro a questa cosa non hanno pensato quando sono intervenuti sul complesso, varrà per il futuro, però io non posso violare una prassi consolidata ed è tutta evidente. A questo punto l'onorevole Baroni, io credo che forse sia il caso che lei lasci la sua firma sull'emendamento, che verrà comunque posto in votazione anche con la sua firma. A questo punto lo poniamo in votazione. Onorevole Baroni, qual è il problema? Prego. È certo che le do la parola. Mi perdoni se metto in discussione la sua interpretazione, ma in questa 17ª legislatura non ho mai visto alcun deputato sottrarre la firma al fine di poter parlare su un emendamento che è comunque interessante per tutta l'Aula. Rientra nelle sue prerogative e ritira la firma. Io l'ho spiegato, lei non l'ha mai visto perché non si può fare. Dichiaro aperta la votazione. Commissione e governo. Chiedo scusa ai tecnici. Onorevole Mantero, lei interviene in dichiarazione di voto? Prego. Chiedo ai tecnici di revocare la votazione e tra l'altro li ringrazio anche per il lavoro complicato che svolgono tutti i giorni, ci permettono di votare sempre con una certa costanza. Grazie. Prego, onorevole. Allora, noi con questo emendamento chiediamo semplicemente di levare il silenzio assenso per quanto riguarda le pratiche che riguardano la salute dei cittadini, perché fino a prova contraria la salute continua ad essere un diritto e deve essere tutelata. Non è possibile, se un'amministrazione locale non è in grado